A Pescara servono ancora più telecamere e ancora più forze dell'ordine. A dirlo è il gruppo comunale dell'UDC, che ha raccolto 1.000 firme tra i cittadini di Portanuova per chiedere all'amministrazione di intervenire celermente. La sicurezza è una competenza strettamente delle forze dell'ordine, della prefettura, ma il comune è sempre il primo sportello dove i cittadini si rivolgono per poter rappresentare le proprie paure, le proprie istanze, i propri bisogni. E io, insieme all'amico e consigliere Pignoli, che è sempre in mezzo alla gente e quindi raccoglie prima di tutte queste paure, queste istanze, abbiamo voluto promuovere questa iniziativa raccogliendo più di 1.000 firme per un'esigenza di sicurezza avvertita soprattutto in certe zone della città. Firme che gireremo chiaramente al sindaco in quanto primo cittadino, ma soprattutto al prefetto e alle forze dell'ordine perché si adottino al più presto misure atte ad arginare questo fenomeno purtroppo di violenza che in questo periodo di chiusura e di lockdown è stato ancora più accentuato. Il comune da parte sua sta facendo la sua con l'installazione di telecamere, ma è giusto pure che le forze dell'ordine siano molto attente, soprattutto in certe zone della città che purtroppo a volte vengono trascurate. Con la zona rossa si pensava all'incremento delle forze dell'ordine, che il problema sicurezza si attenuasse, non è stato così? Evidentemente i fatti dicono il contrario, la gente è allarmata, abbiamo raccolto 1.000 firme che corrispondono a 1.000 famiglie di Pescara, quindi una famiglia, abbiamo preteso che ogni persona, ogni famiglia apponesse la propria firma, di uno spicchio di Pescara, che è la zona di Portanuova, inizio via Terno, quindi la preoccupazione è seria, è tanta, e io e il collega Fiorilli ci siamo fatti portavoce delle problematiche di queste persone, soprattutto degli esercenti commerciali. L'avevamo detto e l'avevamo fatto.